Maltornati, anime in pena. Se per sbaglio vi foste messi all'ascolto solo in questo momento, sappiate che io vi odio tutti e vi auguro tutto il peggio possibile. Le nottate passate con zio Tibia. Che fine ha fatto zio Tibia? Ma soprattutto, ve lo ricordate? Nel 1989 lo zio Tibia, un pupazzo animato, putrefatto, accompagnato dal cagnolino Golem, si presentava su Italia 1 in seconda serata, portando così una ventata di horror negli anni del boom di Dylan Dog in casa Fininvest. La voce di zio Tibia, che esordiva sempre con il tormentone «Tutti i viventi hanno la stessa sorte». Dopo la vita incontrano la morte. Maltrovati, piccoli zombietti miei, maltrovati. Era affidata a Fabrizio Casadio, ai tempi voce ufficiale di Italia 1. All'interno del pupazzo era invece presente Stefano Cananzi. Il successo della trasmissione nel 1989 fu tale che fu spostata nel 1990 in prima serata con il titolo Venerdì con zio Tibia, dando maggiore spazio allo humor macabro del protagonista, accompagnato nella seconda stagione dall'assistente Astragalo. Era ispirato ai fumetti americani degli anni 60 e 70, Tales from the Crypt. Un bel programmino a denominazione di orrore controllato. E allora, ciak, si muore. E zio Tibia era un appuntamento da non perdere per gli amanti dell'horror, con le sue storie di paura fatte di vampiri, zombie, licantropi e mostri. Col suo tono sarcastico e cinico, zio Tibia chiedeva al pubblico quali fossero le loro morti preferite e giocava con i nomi degli spettacoli del periodo, trasformandoli ad esempio in Festival Ban. A voi il primo video del Festival Bara 1990. E una rotonda di bare. Bubu, pubblicità! Nel suo show venivano presentati episodi della serie TV Freddy's Nightmare, legata alla famosissima saga di Freddy Krueger. Venerdì 13, legata a Jason Voorhees, ma anche ad episodi di Ai confini della realtà. Oltre ai telefilm, il putrido vecchietto presentava anche ottimi film horror, tra i quali citiamo Brivido, Orrore a 33 giri, Ammazza vampiri e i classici del genere come La moglie di Frankenstein e La mummia. Dunque, si comincia con un pluripremiato capolavoro del terrore. La casa 2. Un'altra prima grande putrevisione TV. Seguirà il consueto appuntamento con il telefilm Venerdì 13 dal titolo L'ombra che uccide. Nel 1991 il programma venne sostituito da Notte Horror, dove però trovò spazio il telefilm de I racconti della cripta, quelli presentati proprio da Uncle Creepy, alias zio Tibia. Buona paura a tutti. È sempre viva lo zio Tibia, cari zombietti miei. Ha 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 ha